Allora, io sono un pellettiere, sono un maestro artigiano che svolge questo mestiere da 10 anni a questa parte ed è un mestiere che è iniziato proprio per passione, c'è stato un colpo di fulmine in questo mestiere. Questo mestiere lo porto avanti a livello individuale, ho un mio padre che mi viene a dare una mano, qualcuno che ancora diciamo, mi supporta nei progetti, mi diverto ancora tanto. L'atelier si trova a Saint-Pierre, in località Preye, vicino a casa mia. Ho deciso di non costruire un atelier sotto casa perché avrei rischiato di rimanere tutto il tempo lì a produrre. Quindi ho deciso di costruire un nuovo atelier a 500 metri da casa e così mi reco al lavoro tutti i giorni. Mi piace molto il luogo dove lavoro, è scelto. Per una serie di motivi che possono essere la possibilità di andare e venire con estrema facilità. Si trova in mezzo a, comunque al verde e la possibilità di stare all'interno del mio paese mi dà ancora un senso di appartenenza maggiore a questa comunità. Alla Fiera di Sant'Orso partecipo da 10 anni, è stato un percorso. All'inizio, quando ho iniziato la Fiera di Sant'Orso, aveva molti più espositori negli anni di professionisti, espositori professionisti negli anni qualcuno è andato in pensione, qualcuno ha deciso di cambiare percorso, ognuno ha fatto delle scelte diverse e quindi la fiera per me è partita ancora dal vecchio capannone di Piazza Plug, quindi ero diciamo, dislocato non nella piazza Chenon nel cuore della fiera, ma ero dislocato appena fuori. E quindi è stato un percorso, è stato molto formativo, devo dire.